sono in compagnia della dottoressa Jessica Faroni, direttore generale del gruppo INI, ma anche, lo ricordo, medico neurologo. Allora, dottoressa, in questa puntata parleremo dei servizi anche di chirurgia che voi avete all'interno della clinica di Grottaferrata, nella fattispecie l'ortopedia, l'urologia e l'andrologia. Ecco, come sono nate queste branche e quali obiettivi avete per incrementare anche, diciamo, questo tipo di lavoro? L'ortopedia sicuramente è nata dalla grande esigenza che ha la riabilitazione di seguire il paziente anche dal punto di vista chirurgico. Parlo quindi soprattutto dei pazienti artrosici che necessitano di protesi di anca e di ginocchio. Siamo arrivati ad impiantare circa 500 protesi in un anno, tra anca e ginocchio, e in questo siamo forse i primi in Italia. Non solo questo, abbiamo interventi nuovi e microinvasivi, questo è importante dirlo, microinvasivi, quindi tutta la parte che riguarda l'artroscopia, quindi interventi sul menisco, sui legamenti, e una novità assoluta è quella degli spaziatori intervertebrali, cioè tutte quelle che erano le forme di dolore lombare per stenosi, si chiama, cioè per un restringimento della colonna, si possono avvalere ora di questi spaziatori con intervento in microchirurgia. Dottoressa Faroni, immagino che accanto poi al reparto chirurgico di ortopedia ci sia un reparto per la riabilitazione ortopedica. Questo è importantissimo anche per la riuscita dell'intervento stesso. Lei si immagini che riusciamo a trattare il paziente in terza giornata dopo l'intervento chirurgico, cosa che non tutti possono fare. Spesso ci arrivano pazienti operati in altre strutture che in settima, ottava giornata ancora non sono stati mossi. Questo che cosa permette? Permette al paziente di potersi muovere immediatamente e soprattutto ai muscoli di non andare in atrofia, cioè recuperare a una certa età un muscolo che è andato in, che è diventato ipotrofico è molto difficile. Un muscolo che si è mosso fino a tre giorni prima sicuramente ci dà quella che è tutta la mobilità e la riuscita di una protesi. Bene, come abbiamo detto poi in precedenza, c'è il reparto di urologia e di andrologia. Ecco. Grande storia all'INI per l'urologia, perché ricordo che il primo litotiritore, quindi la famosa macchina che rompeva i calcoli renali senza intervento chirurgico, fu installata nel 1984 all'INI di Grottaferrata. Abbiamo iniziato tutta quella che è la chirurgia urologica, quindi parlo di chirurgia della prostata sostanzialmente, sia in endourologia, quindi con interventi microinvasivi, sia in cielo aperto. Importanza grandissima all'andrologia, perché un'urologia senza l'andrologia è un po' monca, per così dire, si occupa di tutte quelle che sono le problematiche maschili che spesso vengono affrontate un po' con superficialità. Dottoressa, per i servizi ambulatoriali che cosa ci può dire a riguardo? La storia dei servizi ambulatoriali e soprattutto della diagnostica per immagini risale anche questa al 1983 con l'installazione della risonanza magnetica nucleare, che fu a quell'epoca quasi uno scandalo in Italia. Oggi c'è un po' dappertutto. Noi abbiamo mantenuto sempre questa attenzione alla diagnostica e abbiamo un 1,5 di risonanza magnetica, che significa che dà delle immagini molto chiare e possiamo venire incontro al paziente con tutta quella che è la diagnostica che va dalla TAC all'ecografia, alla scintigrafia, e che quindi copre un pochino tutte quelle che sono le specialistiche. Dottoressa, quindi questo per dimostrare che in sanità privata si fa della buona medicina, ecco, non necessariamente, perché molte volte si interpreta la sanità privata come, come dire, una, quasi una sanità di serie B, ma qui la storia dell'INI sta a dimostrare che non è così, anzi. Sicuramente nella sanità convenzionata c'è da dire che o si fa buona sanità o non si lavora, perché il paziente chiaramente accede in una struttura privata convenzionata come accede in un ospedale. Quindi se noi lavoriamo tanto e se il paziente si trova bene, come dimostra poi la grande affluenza di gente che abbiamo, le numerosissime lettere che ci pervengono di congratulazioni, evidentemente qualcosa di buono lo facciamo. Bene, allora io ringrazio di nuovo la dottoressa Jessica Faroni. Adesso andiamo però a vedere proprio da vicino, a toccare con mano, ad ascoltare le interviste con i medici e anche con i pazienti di questi reparti di cui appunto ci ha parlato la dottoressa Jessica Faroni. Grazie. Grazie.